Buongiorno, allora cominciamo a fare questa cosa. Non ho mai fatto video vlog, però ci proviamo. Voglio documentare la quarantena perché non ho documentato la prima e me ne sono pentita. Io sono già vestita perché ho portato fuori il cane, ho fatto colazione, adesso però voglio fare una doccia calda perché è un po' freddo. E così poi mi metto a studiare e non ci devo più pensare. Questa sono io che appena mi siedo alla scrivania controllo sull'agenda un attimo quel che devo fare. Ho dato una letta alle email come tutte le mattine e poi procedo insomma a sistemare un po' di burocrazia della casa, fatture, bollette, tutte cose molto interessanti. Intanto che aspetto che il professore arrivi a lezione. Dopodiché, insomma, appena sento che arriva, fa l'appello, mi preparo, tiro fuori i documenti che mi servono per seguire meglio la lezione, magari lezione degli anni vecchi, il libro è già lì sul leggio, alla mia destra. Insomma, mi preparo per sentire questa lezione, integrare il materiale che già ho con quello che dice il professore. E procedo così fino più o meno alle 11 quando abbiamo un pochino di pausa. Allora, prima di andare di là a cominciare a cucinare, mi sono fatta una tazza di tè verde e vi ho scritto un articolo sul blog che riguarda il porridge, come lo cucino, con che prodotti lo cucino e vi ho messo anche tutti i link del caso. E adesso magari ve lo dico anche su Instagram così lo sapete e andate a leggerlo. Quando finisco le lezioni mi metto a cucinare, stavolta c'è anche Mario con me perché è a casa dal lavoro, è nel suo giorno di riposo e adesso vi faccio vedere che cosa sto preparando. Allora, per il pranzo di oggi sto cucinando con il Bimby, sto facendo primo, secondo e contorno tutto in uno. Qua dentro c'è il riso integrale, qua c'è il cavolo romanesco e qua in cima, qui così, alla fine, negli ultimi 10 minuti, metterò i filetti di merluzzo. E qui c'è un buon Mario che è molto felice di mangiare sano nel suo unico giorno di riposo, vero amore? Felicissimo pure Sei il re della foresta? Fammi capire. Dai, vai! Siccome Mario è ancora sul divano e si è proprio addormentato, guardando il Grinch, non mi va di svegliarlo perché è l'unico suo giorno che ha di riposo e voglio lasciarlo un po' in pace. Quindi adesso mi metto ancora un pochino al computer a fare due cose, finché non si sveglia e poi immagino faremo merenda perché sono 4:30 o magari direttamente la scena, dipende da quando si sveglia. Allora, ho appena portato fuori il cane per l'ultima volta di oggi e adesso mi metto insomma a editare questo video e guarderemo qualcosa in TV, un film. Oggi abbiamo cominciato il Grinch, ma non l'abbiamo finito perché ci siamo addormentati, quindi immagino finiremo quello e poi insomma, lo pubblico questo video e domani girerò il video di domani e lo pubblicherò appunto domani. Mi scuso se è un video un po' breve e un po' scarno, ma essendo il giorno di riposo di Mario, e di questi tempi lavorando in ospedale non ne ha molti, ne approfittiamo per stare assieme nel suo giorno di riposo senza fare troppe cose. Ci avevo da fare in casa, avremmo avuto da fare in casa, ma preferisco rimandare insomma a quando lui è al lavoro perché per il resto della settimana la maggior parte del tempo lavora.
Quindi, insomma, spero che nei prossimi giorni i video siano un po' più ricchi. E ecco, buonanotte.